Così è stato il nostro sapere per i 20 anni, fino al momento dove io ho scoperto Mandelbrot e la teoria del caos. Questo è stato negli ultimi anni. E di questo la matematica, non la matematica normale, ma la matematica che fa capire come toccare in se stesso quella forza dell'autopoiesis. L'autopoiesis? Auto-organizzazione. Auto-organizzazione? Si dice autopoiesi. Si dice autopoiesi proprio in italiano. Si dice proprio. Allora, per qualcuno c'è una parola nuova, è spiacevole quella parola. Perché vuol dire che non c'è nessuno che è responsabile per voi. Per gente del partito non è piacevole, bene. Non si può prendere responsabilità degli altri. Perché l'uomo è sempre nell'autopoiesis. E se non è, è morto già vivo. Perché è morto già vivo? Allora, il c'è il caos e Galilei diceva il mondo naturale è basato sulle figure geometriche, triangoli, angolo dritto, non so, non mi ricordo esattamente, voglio dire su una matematica euclidiana, e nessuno può capire una parola che non conosce quel linguaggio. Si deve ricordarsi che in 1620 la Sorbonne ha detto che ogni persona che insegna la matematica deve essere bruciata di lui. Sì, non è tanto tempo, no? È mio bis modo, no? Beh, lui non ha insegnato la matematica. Allora, così dobbiamo capire che aveva ragione Galilei, ma non con la geometria euclidiana. Prigogine, la capacità dell'autopoiesis è basata sull'azione di quattro attrattori. E l'attrattore, il primo si chiama puntuale. Tu scrivi, perché la ortografia italiana è un miracolo. Puntuale. Il secondo è circuit. Cerchio. Terzo, toro, tuo. E quattro, è strano. Attrattura. Qua sono le dimensioni. La linea, la surface, il piano, sì, e il volume, sì, non esistono. Sono astrazioni. Si sa benissimo perché siamo in un mondo atomico. È sempre un'illusione. Ma di essere nella linea, di essere del cerchio e di essere nel toro è una tendenza della natura. Sono quattro tendenze. Prendiamo il puntuale. Il attrattore puntuale
È stato per voi tutti di avere il coraggio di andare su quella montagna di Pozzuoli. Un altro puntuale sarebbe quando voi diceste: adesso ha parlato troppo quello e andiamo a mangiare. Questo me il terzo è ogni giorno alle 5 minute su quella montagna. E questo sarebbe Cerchio. Cerchio ha bisogno per rappresentazione di un piano. Il piano non esiste mai. Ma prendiamo una corda musicale. Quando avete una corda musicale, si sa benissimo che si vibra secondo una legge aritmetica della prima dimensione, perché ha due punti, un punto, due punti. Allora, come ha quei due punti? Allora si può spiegare questo con la matematica lineare, con l'addizione e sottrazione. Quando c'è due punti, nel cerchio per esempio, questa è la teoria di relatività di Einstein, allora simultaneità e presenza sul piano. Non esiste. Ma quando prende il mare naturalmente è tridimensionale, ma le onde sul mare sono due dimensionali, delle leggi due dimensionali. Il punto è il pendolo, per esempio. Alla fine sta qua. Il cerchio è regolare. E ha sempre due componenti. Il toro, si mangia quel toro, sì. Donut in inglese, benissimo. Allora, tutto che esiste ordinato e puntuale, cerchio e toro, ma niente vive, tutto muore. E alla fine sei partito. La sola cosa che esiste, puoi farlo, il caro strano, è quando c'è cambio fra energia e massa, fra quando non si può predire niente. Sì, questo. Sarebbe l'infinito al massimo praticamente. Sì, sì. Allora, l'uomo che ha scoperto questo è il primo, è stato Lorenz, non Conrad Lorenz, ma un Lorenz che voleva fare una scienza del tempo. Voi conoscete la gente che dice domani sarebbe bel tempo, e quasi sempre è falso, perché è strano. Ma fra 1, 2 e 3, fra le tre regolarità che abbiamo in noi, c'è delle punti. 1, e questo si chiama fractale. Fractale vuol dire che tutte le cose naturali che esistono sono sempre fra quelli due. E sono dell'attrattore strano. Il mondo della natura è matematico per iterazione. Tu conosci la formula di Mandelbrot? No. C'è ripetizione, una serie di numeri. E allora viene un altro. Tu puoi scrivere? Si scrive una foto. Voi voglio dire, ma è troppo difficile per tutti. Giuliano. Sarebbe importante che vedete che immagino. Che torno sempre.